miei, vi ringrazio per l'occasione che mi date di parlare con voi altri. Quel che voi altri ascolterete magari sarà alcune delle parole più importanti che voi altri ascolterete in tutta la vostra vita. Queste parole spiegheranno la relazione tra il Signore e l'uomo. Non è necessario che voi altri avete il libretto che cattego sto programma, ma se te il gà, il ti aiuterà a ricordarti le parole di vita contenute. Il programma può essere fermato quando che te va per pensare a quel che ti si di ascoltare. Noi altri ti consigliamo di ascoltare tutto il programma una prima volta e poi di tornare indrio e ascoltarlo da nuovo. Ferma il programma quando che te va e pensa ai robe importanti che ti si di ascoltare. Tanti tanti anni fa, sol che il Signore esistia, non che era altro. E il Signore ha creato il mondo e gli ha domandato la luce di illuminarlo. E il Signore ha creato il sole per illuminare il giorno e la luna per illuminare la notte. E il Signore è buono e il contrario a tutto con le sue leggi. Le informazioni che ascolterete vengono dal libro del Signore. Questo libro è la parola del Signore e parla del Signore e dei suoi vie, e contiene scritture dei profeti conosciuti. E il Signore ama tutte le persone. Questo libro spiega perché il Signore ha dovuto dividersi dalle persone che ama così tanto, e spiega anche il piano che il Signore ha fatto per far avvicinare persone a Lui, essere suoi amici e suoi figli. Questo libro si chiama Bibbia. E il Signore ha creato tutte le cose in questo mondo con la sua parola. E il Signore ha detto, Gada esage, e così era. E gli ha parlato, e gli ha creato il cielo. Gli ha parlato, e gli era il mare. E gli ha parlato, e gli ha separato la terra ferma dal mare. Della stessa maniera, gli ha creato tutti gli esseri viventi, i pesci in acqua, gli uccelli in cielo, e tutti gli animali. Tutte le cose, egli era a creare da sua parola. Dio gli era contento di quel che aveva fatto. Ogni cosa che gli aveva fatto gli era buona, e anche tanto. E il Signore gli ha creato il primo uomo dalla terra e la prima femmina da una delle sue coste, e li ha chiamati Adamo ed Eva. E il Signore li amava tutti e due. Dio gli aveva dato potere su ogni cosa che gli aveva creato, e gli era amici di Dio. E il Signore ha creato un giardino stupendo dove Adamo ed Eva poteva vivere. Dio ha curato colori nel giardino. E il Signore aveva assai a mangiare tutti i frutti che voleva, tranne il frutto di un unico albero. Ma non voleva ascoltarlo e ha mangiato il frutto proibito. Adamo ed Eva ha peccato contro il Signore. Non gli era più amici del Signore che castigò tutti i due. E il Signore non sopporta il peccato. E però Adamo ed Eva fuori dal giardino, e da quel momento il gatto vuole lavorare duro per poter mangiare da nuovo. E peccato che ha portato a lori, dolore, tribolo e morte. Adamo ed Eva gli ha comprato fiori. I suoi nomi gli era Caino e Abele. Caino gli era geloso di Abele, e un giorno gacoppa. E il Signore castigò Caino per aver coppato suo fratello. E il Signore è veramente triste quando le persone sbagliano. E peccasi a causa di divisione tra l'uomo e il Signore. Dio e l'uomo non gappo due aver quella amicizia che gavaria voglio. Adamo ed Eva che comprò i fiori e dopo gli era passato tanto tempo. Adesso il mondo gli era pieno dei nevodi di Adamo ed Eva. Tutti quanti se la comportava male, gli veniva sempre più malvagi. E il loro peccato gli era talmente grande che il Signore aveva fissato di coparli con un gran scravasso. Gli era un uomo fedele al Signore e si chiamava Noè. E il Signore aveva detto a Noè di fabbricare una barca grande e di chiamarla Arca. E il Signore aveva salvato Noè e la sua famiglia in quella barca. Prima di fabbricare l'arca, Gavurò tanti anni e Noè, che diceva alle persone che si stava comportando male e che il Signore e Gavaria castigai. E
persone non ascoltarono mia e si comportavano sempre più male. Dio che invia cuppie di ogni sorta di animali a Noè, che gli avrà menà in te nave. Così Noè, sua moglie, i tre figli di lori, con le sue femmine, gli andai anche a loro in sua barca, che gli era solo che 8 persone e quei animali. E il signor Gavaria sarà a porta. Dopo 7 dì, Dio che aveva mandato tanta pioggia che a terra scommisseva venne riempita di acqua. In 40 dì tutta la terra gli era piena di acqua. Gli era ormai massa tardi per tutti quei che gli era fuori dalla barca, che negò tutti quanti. Noè e sua famiglia gli era salvi perché gli aveva creduto ascoltare il Signore. Dopo tanti anni, nei voti di Noè, Gavarian formò tante tribù. Abramo gli era uno di sti qua. Anche lui gli era uno che l'amava e ascoltava il Signore. Dio gli ha fatto una promessa a Abramo che i suoi nipoti sarebbero diventati un grande popolo. Abramo e sua moglie, Sara, non gli venne anche un fiore, ma credeva in te promessa del Signore. Quando che gli era molto vecchi, gli ha comprato un fiore che lo ha chiamato Isacco. La promessa del Signore gli era che avrebbe fatto qualcosa di buono con Isacco e i suoi nipoti. Abramo aveva comprato altri fiori con altre femmine. Uno di loro si chiamava Ismaele, che sarà diventato il padre delle nazioni arabe. Anche nel nipote di Isacco, gli aveva formato un gran popolo, chiamato Israele. Uno di questi qua era Mosè, e che creva e ascoltava il Signore. Dio gavarà chiamà Mosè su per una montagna, dove il gavarì ha parlato con lui e il gavarì ha dato il suo lesi, che il gavarì ha dovuto insegnargli alle persone. Mosè sarebbe tornato alla montagna con i lesi che il Signore aveva scritto su dei tole di pietra. E lesi del Signore funziona ancora per tutti quanti e se buone. E lesi che il Signore ha consegnato a Mosè e se per il bene delle persone. Ste lesi e dise che noi altri che avemmo da amarlo, lodarlo e ascoltargliele all'unico vero Signore. Non si gada a fabbricare idoli e adorarli. Non si gada a usare il nome del Signore neanche per scherzo. Ogni persona dovrebbe fermarsi un dì di settimana per riposarsi e lodare il Signore. I putei dovrebbero ascoltargli e onorare suo padre e sua madre. Non si gada a coppare persone, non si gada ad andare con la femmina di che altri, non si gada a rubare, non si gada a essere busieri con altre persone, non si gada a voler e cose di che altri. In quei dì, quando che una persona peccava senza rispettare l'esi, doveva donargli un agnello al Signore. E l'agnello morì al posto del peccatore. Sta roba Gavaria dovuto ricordargli al peccatore che era sbagliato a non rispettare l'esi del Signore e che al Signore Gavaria dispiacesto. E l'agnello era il simbolo di un più grande sacrificio non avvenire, un sacrificio che il Signore Gavaria ha fatto lui. Gavaria libera le persone dal peccato, persone che Gavaria ha dovuto accettare il sacrificio del Signore come sacrificio dei peccati loro. Dio Gavaria manda Gesù al mondo per sacrificarsi per tutti i peccati delle persone. Dio che aveva detto tutte queste cose ai suoi profeti, che gli ha scritto tutte quante in te la Bibbia. Gli ha scritto Gesù come l'agnello del Signore che libera il mondo dei peccati. Gesù che è nascesto in maniera particolare. Un asino arrivato dal cielo e sarebbe stato mandato da una sola vergine che si chiamava Maria. E stava con un uomo che si chiamava Giuseppe, e l'angelo le ha detto che il Signore gli aveva fatto comprare un fiore senza toccarlo. Maria sapeva che Dio gli aveva potuto creare il cielo e la terra dicendo solo che una parola, e sapeva che Dio poteva fare tutto quel che gli aveva detto e che l'aveva creduto. Dio gli era suo padre Gesù. Intanto che gli era di sognare, un angelo arrivò a catare anche a Giuseppe.
Angelo che aveva dito a Giuseppe che Maria non aveva avuto un altro uomo, ma che il Signore era di fare che comprare un fiale a Ea. E l'angelo che ha detto a Giuseppe e Maria di chiamarlo Gesù, che significa Ria Salvatore. Giuseppe che ascolta il Signore e non l'avrebbe toccata finché Gesù non l'avrebbe nascesto. In quei dì il re ordinò che tutti quanti dovevano tornare in tempo ai paesi dei suoi antenati per contarli. Maria e Giuseppe così dovevano andare fino a Betlemme. Una volta arrivai, non vi era una stanza per loro, tutte le case erano piene di persone. Così dovevano fermarsi in una stalla coi vacche. In sta stalla Maria che partorì il putel Gesù. Quella notte un asolo si rappresentò ai pastori che era drio menare piegole. E l'angelo ha detto a loro che questo putere avrebbe salvato il mondo. Siccome Gesù gli era nascesto là vicino, subito un gran numero di angeli era arrivato nel cielo, cantando e lodando il Signore. I pastori si andai a vedere il putere e raccontare che altri come gli angeli gli erano arrivati. La Bibbia non si sa tanto dei primi anni di Gesù. Si sa che Maria e Giuseppe che avevano portato Gesù in Egitto perché qualcheduno voleva occupare il santo putel. E era tornato in Israele a Nazareth a nuovo più tardi. Gesù veniva su ben con la forza e la grazia del Signore, che era con lui. Quando Gesù aveva 12 anni, Maria e Giuseppe aveva portato Gerusalemme. Gesù parlava del Signore con gli insegnanti e con i padroni di Israele. Gesù ascoltava, domandava e rispondeva alle sue domande. Tutti quanti erano impressionati di quanto il sapeva del Signore. Quando Gesù aveva 30 anni, egli cominciò a insegnare alle persone del Signore. Tante persone che credeva e gli era ben conosciuto. Gesù aveva un gran potere di fare miracoli che arrivava dal Signore. Gesù gli era buono di curare gli orbi. Gesù è il che parlava alle persone morte e si tornava in vita. Gesù è il che camminava sul mare. È il che ha fatto tanti miracoli da tante persone, per fargli vedere che il Signore gli aveva mandato e che Gesù le rappresentava. Gesù poteva dire una parola e quel che diceva era realtà. Gesù gli era tanto buono e tanta gente lo sapeva. Gesù ha fatto tante cose buone e tante persone che andavano a Dio. Gesù era sempre di aiutare, e curava i malati e parlava della volontà del Signore. Gesù era buono e non peccava. Gesù faceva sempre quel che il Signore diceva che facesse. Gesù si è venuto per far vedere noi altri l'amore del Signore per noi altri, perché le persone seguisse Dio e i suoi principi. In quei dì che erano tanti preti di altre religioni che erano gelosi di Gesù. Allori, non che piaceva dire che non aveva ascoltato i lesi del Signore e che gli era peccatori come che altra gente. E il cuore dei lori gli era duro e non aveva a credere che Dio gli ha mandato Gesù. Gli era busieri e gli aveva attaccato Gesù in prigione. Il lo gamenà e gli attaccava la corona di spini sulla testa e gli ha chiesto Dio. Gesù gli avrebbe potuto fermare quei là, ma gli asava a fare quel che voleva. Gesù si è venuto per sacrificarsi contro i peccati del mondo e l'avrebbe sacrificato la sua vita per tutti i peccati delle persone. Gesù gli era drio ciapparsi il castigo che le persone avrebbero dovuto ciapparsi. I soldati che attaccarono Gesù su una croce di legno. Poi che tirò su sta croce e s'andrò là finché non gli era morto. In quei dì si coppava così i peso criminali. Due criminali che avevano avuto la stessa sorte con lui. Ma Gesù non gli era un criminale. Lui era innocente. Gesù non gli aveva peccato. Gli era drio pagare per i peccati tutti quanti. E gli era drio pagare per quelli che gli era vivi in quei dì. Ma anche per i suoi fiori e i suoi nevodi. A sua morte paravia tutti i peccati delle persone. Che va a cambiare e comportarsi bene e considerare il sacrificio di Gesù come quello dei loro. La morte di Gesù gli era il sacrificio perfetto.
Gesù che pagà per i peccati di tutti quanti, col suo sangue senza peccato. Dio ha detto che non si ha bisogno di un altro sacrificio, perché Gesù l'esà il sacrificio perfetto. I nemici di Gesù pensavano di averlo fatto fuori del tutto, ma non gli era così. Dopo la sua morte e sua croce, un amico che gli era Sior, gli aveva portato il corpo di Gesù in la sua tomba scavata nella sabbia. E gli sarà l'entrata di quella tomba con una pietra grande. E il terzo giorno, di mattina presto, le femmine gli erano andate alla tomba per finire il funerale e seppellirlo secondo le sue tradizioni. E gli ha spavento, quando ha visto che a Piera non gli era al suo posto e che Gesù non gli era più. E gli era sempre più impressionare vedere angeli che gli aveva detto allora che Gesù era vivo. I mesi del Signore gli ha detto che Gesù gli era risuscitato dalla morte. Dopo la sua rinascita, gli era andato a trovare i suoi allievi, parlare magnacolori. Tommaso, uno dei loro, aveva sentito che Gesù era vivo e non poteva credere che, dicendo: «Fin quando non vedrò i busi in te, ma che avrò toccai, meno che crederò a mia». Gesù gli era tornato ai suoi discepoli e stavolta Tommaso che era anche lui. Gesù che ha potuto parlare con Tommaso. Tommaso si è rinunciato davanti a Gesù credendo che Gesù gli ha detto: «Ti te credi perché te ha potuto vedermi, ma i se benedetti quei che me crede e che non vede». Quaranta dì dopo la sua rinascita dalla morte, Gesù si è presentato alle persone. Tante persone gli ha visto e sapeva che gli era vivo. Adesso, per Gesù, gli era ora di tornare in te il cielo. Gesù che aveva finito il lavoro che gli era venuto a fare. Gesù ha detto ai suoi allievi che doveva andare a contare tutto quel che aveva fatto. Quando che tutti erano a guardare, Gesù salì al cielo, fin tanto che non si poteva più vederlo tra le nuvole. Subito, due angeli erano arrivati a dire agli allievi che Gesù tornerà come che gli era partito. Adesso Gesù è in cielo e si è andato a preparare il posto a tutti quei che aveva creduto e che andava a Dio. Gesù che preparava per noi altri la via per arrivare al Signore. Perché Gesù è morto sulla croce? Gesù è morto per salvare i peccatori dal castigo del peccato. Gesù non ha mai peccato. Gesù è morto per cavare via il peccato dalla strada che porta al Signore. La croce ricorda a noi altri che Gesù, il perfetto agnello del Signore, il santo e il puro, non ha peccato. Gesù si è sacrificato per noi altri. Quando che si crede a Gesù e si capisce quali sono i nostri peccati, il Signore perdona i peccati. Gesù, il Gà, sa a noi altri di essere fiori del Signore e suoi amici. Quando che Gesù era qua sulla terra, gli raccontava tante storie per aiutare le persone a intendere via del Signore. Lui diceva che gli era due strade, tutti quanti scommisse in quella larga, che se la strada del peccato che porta alla distruzione e al castigo. Tutti noi altri che avevamo la natura del peccato, che avevamo acciappata ad Adamo, il primo uomo. Noi altri che avevamo peccato facendo le cose che al Signore non gli piace mia. Gesù gli ha detto che se andare fuori da strada larga e acciappare quella stretta, che porta il Signore in cielo. Se può acciappare la strada stretta solo che per Gesù. Non si può entrare che solo che pentendosi i peccati e accettando il sacrificio che Gesù ha fatto sulla croce per i peccati di noi altri. Perché non te parli a Gesù del con il cuore? Te puoi dire che, Signore, te sei santo e meraviglioso, ma te dico che ho peccato. Mi so che Gesù è morto sulla croce per pagare anche i miei peccati. Per piacere, perdonami, pulissimi il cuore e fammi uno dei tuoi fiori. Mi vorrei fare quel che Gesù ha fatto e vivere con te in cielo. Quando che morirò. Grazie Padre. Amen. Gesù accetta persone che parlano lingue differenti di altre genti e nazioni. Quando chi crede, i diventa tutti quanti figli del Signore.
Anche se viene di nazioni differenti e culture, tutti risiedono in un'unica famiglia, la famiglia del Signore, tutti quanti uniti insieme col Signore Gesù. Loro risiedono a camminare sulla strada stretta che porta in cielo. Una notte un capo di un'altra regione che si chiamava Nicodemo era andato a parlare con Gesù. Gesù gli aveva detto una roba che gli aveva colpito tanto. Gli aveva detto: se uno vuole essere della famiglia del Signore, gli cade una strada nuova. Quando noi altri facciamo parte della famiglia di nostro padre e nostra madre, le perché siamo nascesti là? Quando che facciamo parte della famiglia del Signore, le come una strada nuova? La nascita, se prima fisica e poi spirituale. Noi altri non possiamo essere diversi da quel che siamo, dello Spirito Santo del Signore che dà una vita nuova a noi altri. Quando che se che crede, se va a Dio Gesù, se diventa persone nuove, fiori del Signore. Un fiore prima che Gesù arrivasse in cielo, gli aveva fatto una promessa ai suoi allievi, che gli avrebbe mandato il dono dello Spirito Santo. Gesù, dopo che gli era tornato in cielo, gli era un giorno santo anche per i giudei. I giudei, che vivevano in altre nazioni, gli era tornato a Gerusalemme per far festa. Gli era anche a tutti gli arrivi di Gesù, che in sé aveva cattato in te stesso posto. Senza aspettarsi lo Spirito Santo, gli era arrivato agli arrivi come Gesù gli aveva detto. I giudei, che vivevano in tutte le nazioni, gli era impressionato a sentirlo riparlare in sue diverse lingue, di tutte quelle cose che Gesù aveva fatto per loro. E Spirito Santo del Signore si è forte. Adesso il Spirito del Signore vive in tutti i cristiani veri e gli dà forza per amare e ascoltare Gesù. Una persona che non crede in Gesù è come uno che cammina a scuro. Può cascare per terra tante volte e peccare senza una luce che la guida. Quando che si crede al Signore Gesù, è come camminare per una via dritta e un dì del sole. Gesù diceva: mi sono la luce del mondo, se un uomo mi viene Dio, non camminerà più all'oscuro. Dio ha dato lo Spirito Santo per aiutare e insegnargli a tutti quei che crede la sua maniera di vivere. Un cristiano si è come una persona nuova, ascolta la parola del Signore e si è grata al Signore che gli ha perdonato il suo peccato. Quel che crede a Gesù non può andare con un'altra femmina a combattere, rubare o adorare altri spiriti, idoli o altri dei. Lo Spirito Santo dà forza a quei che crede di scampare cose malvagie e di far del bene. Quando una famiglia ascolta la parola del Signore, e l'uomo ama sua moglie e sua moglie onora suo marito. Questo è quel che la parola del Signore comanda. I se aiuta e se dà coraggio ti do, e insegna a suo fiori ad amare il Signore e ascoltare la sua parola. La famiglia cristiana a prega e lavora insieme per il Signore. Gesù ha detto ai suoi allievi di amare tutte le persone, anche i nemici. Si è ad aiutare tutti quelli che hanno bisogno, anche le persone di altre nazioni e religioni. Gesù aveva contato una storia. Un uomo gli era andato a dare un'altra città e un gruppo di briganti lo aveva attaccato e dato botte. Un uomo di un'altra religione che lo aveva accattato, moribondo, lo aveva aiutato perché aveva bisogno e non gli aveva voluto niente. Gesù gli ha detto che si è da fare così anche noi altri. Che le persone che prima di essere le vie di Gesù e per andare a dire al demonio o altri spiriti malvagi o creda che a idoli o muleti. E alle vie di Gesù non è che andare a dire ai spiriti malvagi, non si cava aver paura a servirli. Dio è più forte del demonio, di spiriti malvagi, di idoli e altre robe.
i cristiani che hanno da far fuori tutto quel che è di Satana o degli spiriti malvagi. Non sei gada il povero del demonio, sei gada solo che da domandare al Signore di aiutarti e proteggerti. Un dì gli era un uomo che era posseduto da uno spirito malvagio. Neanche a quei soli catene si poteva attenerlo perché gli spiriti malvagi dentro di lui erano massa forti. Gesù comandò a quei là di venire fuori e loro lo ascoltarono. Così questo uomo era libero da quei spiriti e dopo gli era andato a contare anche altri quel che Gesù aveva fatto. Gesù è molto più forte di quei spiriti malvagi e ha liberato tante persone dai spiriti malvagi. E il demonio e spiriti malvagi non può comandare a Gesù. Il demonio cerca di tirare i fili del Signore durante il cammino che si fa col Signor Gesù. Il demonio vorrebbe che si smentisca del Signore e delle sue vie, e cerca di tentare persone con robe come ischei, bei vesti, tabacco, sfumatessa e bevar. Il demonio vorrebbe che noi altri che crediamo più a queste cose, che siamo più importanti del Signore, e vorrebbe che se si crede a queste robe, si può essere più contenti. Ma il demonio è un bugiardo e va a imbrogliare persone e metterle contro il Signore. E il Spirito Santo aiuterà a resistere alle tentazioni, quando che noi altri se fidemo e ascoltiamo al Signore Gesù. Gesù aveva raccontato anche questa storia. Un giovane era andato via di casa e aveva scommesso a fare robe malvagie in giro. E era andato con la femmina di un altro, spendesse tutti i schei che suo padre gli aveva dato e che aveva peccato tante volte. Dopo che aveva finito tutti i schei, arrivò una carestia grande e gli era senza schei pieno di fame. E gli era dispiaciuto di suo peccato e gli era tornato a suo padre per farsi perdonare. Suo padre lo chiamò e lo ha fatto entrare in casa di nuovo. Sta storia dice che se noi altri si comportiamo male, che avemo ad essere dispiaciuti e non che avemo da peccare. Perché il Signore ama tutti quanti e col sacrificio di Gesù sulla croce e può perdonare i peccati e settare tutti quanti. Cosa dovremmo fare i figli del Signore se siamo malati? I può pregare il Signore in nome di Gesù e creda che tutto quel che farà sia il meglio. Non è da pregare per nient'altro, o chiedere robe di carte, robe strambe o amuleti. Dio è buono a guarire quel che si è malato, o di aiutarlo a cattare la medicina buona. Dio ama tutti quanti e controlla tutto quel che capita ai suoi figli. E il Signore protegge quel che crede dal demonio, così che non può spaventarsi. Gesù è con noi altri, anche quando si è da tribolare. La morte arriverà per tutti quanti, ma cosa si capiterà? La Bibbia, che è la parola del Signore, dice che quando un cristiano muore, il suo spirito andrà con il Signore Gesù e i suoi amici non avranno a tribolare massa. Non si deve avere paura della morte, perché sappiamo che è l'amore del Signore, che può salvare tutti quanti dal peccato e la fede che si ha in Gesù, che si ha sacrificato per i peccati del mondo intero. Quelli che non crede, non gasta il futuro così bello e neanche la vita eterna dopo la morte, e andare all'inferno perché gli ha detto di no al Signore e alle sue vie. Tutte le parti del corpo delle persone servono a qualcosa, e l'occhio serve per vedere e la bocca per parlare e mangiare. Tutte le parti del corpo funzionano insieme. Se una parte si ferisce o sta male, tutto il corpo sta male. Dio dice che siamo tutti quanti parte di un corpo unico che è la Chiesa. Il Signore Gesù è il padrone di questo corpo. Il Signore ha dato a tutti i cristiani un mestiere da fare, come predicare, cantare, insegnare, cucinare o altri mestieri. Tutti quanti devono lavorare per il Signore Gesù, per dare una mano al corpo a crescere e venire sul forte. Tutti i cristiani devono amarsi e lavorare insieme. Se no il corpo non sarà mai forte.
Tutti quelli che credi dovrei accattarsi regolarmente con altri per lodare il Signore. La Bibbia insegna, cantai canzoni e preghe, se dovrei apportare regali per il lavoro del Signore. Dio si dice anche di ricordarsi della morte del Signore Gesù, la soggetta a condividere insieme il pane e il vino. Il pane sarebbe il corpo di Gesù, che gli era stato rotto sulla croce per noi altri. E il vino sarebbe il suo sangue versato per pulirsi i nostri peccati. Noi altri ricorderemo la morte di Gesù finché tornerà da noi altri. Un dì il Signore Gesù tornerà da nuovo sulla terra dal cielo, così come il tornerà per tutte le persone della famiglia del Signore. Gesù farà nascere di nuovo tutti i figli del Signore che gli erano morti, e tombe loro e sarà vode. I figli del Signore, che saranno ancora vivi, andrà con loro. Tutti quanti incontreremo il Signore Gesù in cielo e saremo con lui per sempre. Quelli che non credere starà in Dio a aspettare il giudizio del Signore. Nessuno sa quando che Gesù tornerà, ma se gara porta pazienza ad aspettarlo. Come gli alberi fa frutti, lo Spirito Santo produce frutti buoni nella vita dei cristiani. Gesù disea, mi sono una vite e voi altri e vensei. Se voi altri stai con me e mico voi altri farete tanti frutti. Lo Spirito Santo del Signore vive e lavora in te i cuori di noi altri. I frutti che produce sono amor, gioia, pace, pazienza, dolcezza, bontà, fedeltà, umiltà e sindicato. Se rame non produce frutti, se taglia e se butta via, e dopo muore e viene bruciato. Gli allevi di Gesù gli deve produrre tanti frutti, così si onora e che si dà gloria al Signore, che sia il nostro Padre Celeste. Gesù disse ai sorlevi, chi gada andare a dirgli anche altri il messaggio della parola del Signore, così possa salvare dal peccato e dal castigo eterno. Tante persone si confondono di quel che pensa, di quel che i cristiani crede. Per loro sto quasi un gran mistero. Forse pensa, perché stai quasi così differenti da noi altri? Perché si comporta in questa maniera? Che motivazioni ha? Se ti sei un cristiano, ti gada aiutare anche altri perché capisci che il messaggio della parola del Signore sia per tutti quanti. Lo Spirito Santo del Signore e ti aiuterà a essere savio e a darti coraggio intanto che segui a Dio Gesù. Siccome siamo arrivati a fine, cari amici, spero che questo programma sia stato interessante per voi altri e che abbia potuto aiutarvi a comprendere quali cristiani crede e come si dovrà comportare. Magari te avrà bisogno di ascoltarlo da nuovo più volte o di fermarlo quando te va per pensare che sono queste parole importanti. Te avrà a domandarti, sono andrò a camminare per le vie del Signore come che dovrei fare? O sa che il sacrificio di Gesù sulla croce si arriva a essere come sacrificio per i miei peccati? Parla semplice col Signore, basta farlo col cuore. Lui ama tutte le persone e lo ama anche a te. Amen.